Si sente? Vado. Salve mister, oggi tre punti importanti per il morale, per proseguire su questo cammino fino al finale di stagione. Magari dopo un primo tempo un po' meno esaltante nella ripresa, ecco, la squadra ha fornito una prestazione ecco, migliore anche dal punto di vista delle occasioni. Guarda, penso che l'analisi della partita sia che oggi indubbiamente era una partita difficile dopo 4 giorni. E per la legge della compensazione 2 o 3 ragazzi nostri, da Migliorini piuttosto che magari Lia, piuttosto che Inzudin, che hanno avuto delle soste molto lunghe per infortuni, possono averlo pagato. E c'è anche da tener conto che oggi è uscito un caldo abbastanza anomalo, perché comunque se domenica abbiamo giocato a Barcellona che c'erano 8 gradi, oggi forse ce n'erano 22-23, e un po' può aver condizionato il nostro ritmo della gara. Però penso che alla fine, sia nel primo tempo con 3 o 4 palle gol clamorose, che nel secondo tempo questa squadra con il gioco abbia legittimato questa vittoria meritata. Per quanto riguarda invece lo Safio, oggi una prestazione non come quelle magari scorse in cui si era caratterizzato per personalità, e oggi magari impiegato anche da prima punta, come giudica la sua prestazione? No, io lo giudico buono, perché Marco è uno che non si risparmia, che si sacrifica. È chiaro che è un giocatore che ha qualità, e quindi si cerca sempre di avere un'opinione alta, perché comunque è un giocatore che può fare la differenza. Però oggi è stata una squadra che si chiudeva molto, una squadra che non dava profondità, perché probabilmente ci conoscevano anche. Per la punta centrale, in questo caso lui, era difficile trovare gli spazi e trovare la profondità. Però credo che alla fine anche lui, come gli altri, abbia fatto una buona gara. Bossa invece ritornava dalla squalifica contro l'Igia Virtus e Mancato. Oggi appunto al fianco di Migliorini, il nostro pozzolino fuori, come l'ha visto nel corso di questa partita? Ma io l'ho visto bene, ma ribadisco, credo che Bossa, come anche Migliorini, Bossa non ci dimentichiamo che è un mese che è fuori, perché 3 settimane di sosta più la giornata di squalifica è un mese, e alla lunga lo puoi pagare, perdi il ritmo della partita e quindi trovi una giornata come oggi calda, lo puoi pagare. Però penso che alla fine anche lui abbia fatto una gara di sacrificio in un ruolo che si adatta, ma che comunque magari fa fatica, e quindi sono convinto che possa solo che crescere ancora per il futuro del campionato. Probabilmente troveranno più spazio gli under, oppure avere l'intenzione comunque di mantenere una struttura di squadra sempre fissa? Vabbè, mi sembra che oggi abbiano trovato abbastanza spazio. No, voglio dire, no, credo che no, vabbè, ma la nostra intenzione è quella di farli crescere gradualmente, per evitare magari qualche brutta figura e quindi di perdere autostima nei ragazzi. Però è chiaro che l'intenzione nostra è quella di non regalare niente a nessuno, e quindi di valutare durante la settimana chi sta meglio, per poi dopo andarci a giocare la partita e cercare di vincere queste 7 partite che mancano. Aver mantenuto Rosario al centro dell'attacco, dico, è una scelta che dipende dalle condizioni di Mascari, perché Mascari forse sarebbe più adatto a quel, strutturalmente a quel ruolo. Mascari è il suo ruolo naturale, però Mascari oggi fisicamente non sta ancora bene e quindi deve trovare un po' di condizione. E oggi era una scelta obbligata, domani è da verificare quelle che possono essere le condizioni e poi valutare qual è la scelta migliore. Come si è regolati con il mister per la gestione di questa partita? Intendo dire, so che lei durante la settimana fa la parte un po' fra virgolette, però consente del poliziotto cattivo. Ragazzi, lui l'avete cambiato, diciamo? No, beh, come dice Giacomo, la partita si prepara durante la settimana con gli allenamenti e con la concentrazione sul lavoro. Poi quando arrivi alla gara le correzioni possono essere minime, forse qualche sostituzione. Lui addirittura non è neanche entrato nello spogliatoio, proprio perché dopo le 2 riunioni tecniche le idee erano ben chiare e quindi anche le indicazioni. C'era solo da verificare nel caso ci fosse stato qualche infortunio che bisogna valutare il giocatore da poter sostituire, tutto qua. Quindi il problema non c'era. Grazie a voi.